Rapunzel, l'intreccio della torre. Tanto tempo fa, in un luogo disabitato e lontano, una goccia di sole cadde sulla terra e si trasformò in un fiore d'oro, in grado di curare qualsiasi malattia. L'unica a conoscere questo posto solitario era Madre Gothel, una donna molto vanitosa. Intonando una filastrocca magica, riusciva a sfruttare le proprietà del fiore per restare giovane. Con il passare dei secoli, vicino alla scogliera dove era sbocciato il fiore magico, sorse un nuovo regno. Un giorno, la regina di quel regno si ammalò e i suoi sudditi si misero alla ricerca del fiore miracoloso. Appena l'ebbero trovato, lo colsero e lo portarono a palazzo, mentre Madre Gothel assisteva furiosa al furto del suo segreto di giovinezza. La sovrana bevve una pozione preparata con i petali del fiore e guarì. Poco tempo dopo mise al mondo una bambina con i capelli dorati. Il re e la regina la chiamarono Rapunzel e festeggiarono la sua nascita lanciando nel cielo tante lanterne illuminate. Una notte Madre Gothel entrò nella stanza della principessina. Le toccò i capelli, cantò la sua filastrocca magica e vide la sua mano ringiovanire all'istante. Capì che la chioma di Rapunzel aveva lo stesso potere del fiore. Allora ne tagliò una ciocca, ma il ciuffo di capelli reciso diventò scuro e perse ogni proprietà curativa. Così la donna rapì la bambina. Il re e la regina la fecero cercare ovunque, ma non riuscirono mai a trovarla. Madre Gothel aveva nascosto Rapunzel in una torre inaccessibile. Qui la ragazza era cresciuta in compagnia del camaleonte Pascal, il suo unico amico. I suoi capelli, che non erano mai più stati tagliati, erano divenuti lunghissimi. Passava il tempo dipingendo e in altri passatempi, ma non usciva mai dalla torre. Madre Gothel l'aveva convinta che il mondo fosse abitato solo da gente malvagia. Ogni volta che arrivava il suo compleanno, Rapunzel vedeva tante luci galleggiare nel cielo e si chiedeva che cosa fossero. Così, quando stava per compiere 18 anni, prese una decisione. Appena Madre Gothel la chiamò per avvisarla di sciogliere i suoi capelli e permetterle di arrampicarsi sulla torre come faceva di solito, Rapunzel si preparò a esprimerle il suo desiderio. «Voglio vedere da vicino le luci galleggianti», spiegò la ragazza a Madre Gothel, mostrando un dipinto che aveva eseguito l'anno precedente. «Compaiono solo il giorno del mio compleanno». Con la scusa di volerla proteggere, la donna le negò ancora una volta il permesso di uscire. Lo stesso giorno, in una foresta del regno, i fratelli Stubbington e Flynn Rider stavano fuggendo dalle guardie reali. Erano tutti e tre dei ladri e avevano appena rubato la corona della principessa scomparsa. Flynn si fermò, inquieto, scorgendo il suo ritratto su un manifesto con la scritta «Ricercato». «Guardate che brutto naso mi hanno fatto!» si lamentò. Proprio in quel momento le guardie li circondarono. Flynn afferrò la borsa con la corona e riuscì a fuggire, mentre i suoi complici furono arrestati. Il capitano delle guardie reali ordinò al suo cavallo Maximus di inseguirlo. «Ridammela!» gridò il ladro, saltando in sella all'animale che gli aveva appena sottratto la borsa coi denti. I due continuarono a lottare fino a quando la borsa non volò per aria e finì sul ramo di un albero che sporgeva su un precipizio. Il ladro raggiunse per primo il bottino, seguito dal cavallo, che non aveva certo intenzione di arrendersi. Poi, d'un tratto, crack, il ramo si spezzò ed entrambi precipitarono nel burrone. Dopo la caduta, Maximus perse le tracce di Flynn, che ne approfittò per nascondersi in una grotta. La percorse tutta e sbucò in una valle meravigliosa, al centro della quale si ergeva una torre altissima senza porte. «Ecco il luogo ideale dove rifugiarsi», pensò subito il ladro. Flynn riuscì ad arrampicarsi sulla torre, ma non appena mise piede nella stanza di Rapunzel, ricevette una padellata in testa e svenne. «Strano,
pensò la ragazza dopo averlo colpito. Non sembra uno di quei furfanti di cui parla sempre Madre Gothel. Per sicurezza, decise comunque di rinchiuderlo in un armadio. E la borsa? Era caduta per terra. Rapunzel la aprì e trovò la corona. La indossò davanti allo specchio e sentì che quell'oggetto le era familiare. Rapunzel, sciogli i tuoi capelli! Strillò in quel momento Madre Gothel di ritorno alla torre. La ragazza nascose la corona e fece salire Madre Gothel. Poi le domandò ancora il permesso di andare a vedere le luci. La donna si arrabbiò moltissimo. Non lascerai mai questa torre, mai! Ripeté. Allora Rapunzel escogitò un piano. Chiese alla donna di procurarle un colore speciale per i suoi dipinti. La donna acconsentì, anche se questo significava stare via per 3 giorni, e si mise in viaggio. Subito Rapunzel fece uscire Flynn dall'armadio. Mi porterai a vedere le luci galleggianti, gli ordinò, mostrando il suo dipinto. E solo quando torneremo qui sani e salvi, riavrai la tua borsa. Il ladro non aveva scelta. Non posso crederci, l'ho fatto! Gridò emozionata la ragazza appena i suoi piedi toccarono l'erba soffice del prato. Flynn era già sceso prima di lei e il piccolo camaleonte Pascal aveva viaggiato comodo sulla spalla della sua amica. Il desiderio più grande di Rapunzel stava finalmente per avverarsi. Quando Rapunzel vide la foresta, ne restò incantata. Man mano che scopriva le meraviglie della natura era sempre più felice, ma ogni tanto veniva presa dallo sconforto. Si sentiva in colpa per aver tradito la fiducia di Madre Gothel. Non volle però rinunciare al suo sogno. Nel frattempo, in un altro angolo della foresta, Madre Gothel si era appena imbattuta in Maximus, un cavallo delle guardie reali. Si stupì la donna, riconoscendo lo stemma sui suoi finimenti. Temendo che stesse cercando Rapunzel, tornò rapidamente alla torre. Sciogli i capelli! Gridò come al solito appena giunta. Rapunzel non rispose e Madre Gothel si precipitò verso una porticina nascosta. Salì per una scala segreta e giunse nella stanza della fanciulla, dove trovò la borsa con la corona e il manifesto da ricercato di Flynn. Adesso sapeva chi aveva portato via il suo tesoro e niente le avrebbe impedito di ritrovarlo. Intanto Flynn aveva condotto Rapunzel nel posto più pericoloso della zona, una locanda frequentata solo da furfanti. Sperava così di metterle paura e di convincerla a non proseguire il viaggio. Il piano sembrò funzionare. Rapunzel era terrorizzata e Flynn l'aveva quasi convinta a tornare alla torre. Ma un uomo grande e grosso li bloccò davanti alla porta. Aveva riconosciuto il ladro ricercato. Subito tutti i clienti della locanda cercarono di catturare Flynn per avere la ricompensa. La ragazza non si perse d'animo. Afferrò con i capelli un ramo che sporgeva dalla finestra e colpì uno dei furfanti. Ho bisogno di lui per realizzare il mio sogno, spiegò la ragazza, attirando l'attenzione dei presenti. Nessuno di voi ha mai avuto un sogno? Come per incanto, tutti cominciarono a cantare, ricordando i loro desideri dimenticati. Rapunzel li aveva conquistati. Qualcuno dei presenti, però, doveva aver avvisato le guardie reali, che entrarono nella locanda con i fratelli Stubbington in catene. Uno dei clienti della locanda sollevò una botola e fece fuggire Flynn e Rapunzel attraverso un tunnel segreto. Con i gendarmi era arrivato anche Maximus, che subito fiutò le tracce dei fuggitivi e si gettò all'inseguimento. Fuori dalla locanda, da una finestra, Madre Gothel aveva assistito a tutto il trambusto. Dove porta quel tunnel? Chiese con tono minaccioso a un ubriaco. E ottenuta la risposta, si dileguò nel buio per sorprendere i due giovani all'uscita dal tunnel. Nella confusione, i fratelli Stubbington erano riusciti a liberarsi. Anche loro decisero di infilarsi nel cunicolo per tentare di recuperare la corona. Quando Flynn e Rapunzel giunsero alla fine del tunnel, si ritrovarono sull'orlo di un dirupo.
La fanciulla diede a Flynn la sua padella per respingere Maximus e le guardie e saltò oltre il burrone, usando i suoi capelli come una corda. Poi lanciò la sua chioma verso Flynn. Flynn afferrò i capelli di Rapunzel, ma a metà del volo precipitò nel dirupo, ritrovandosi accanto a una diga. Rapunzel lo raggiunse un attimo prima che la diga si rompesse e un fiume d'acqua inondasse la gola. I fratelli Stubbington e le guardie furono travolti dall'ondata, mentre i due giovani trovarono riparo in una caverna. Subito dopo, l'ingresso della grotta crollò, intrappolandoli al buio. Mentre l'acqua della diga penetrava nella caverna, Flynn tentò inutilmente di trovare un'altra via di uscita nel buio che li circondava. «È tutta colpa mia», ammise Rapunzel in lacrime. «Mi dispiace davvero, Flynn». «Il mio vero nome è Eugene», rispose il ladro, desideroso di essere sincero almeno una volta nella sua vita. Anche Rapunzel aveva un segreto e si ricordò che avrebbe potuto salvare le loro vite. «I miei capelli sono magici e luccicano quando canto», confessò fidandosi del suo amico. Poi cominciò a intonare la filastrocca imparata da Madre Gothel e si immerse nell'acqua, illuminando le pareti della grotta con i suoi capelli. Sbalordito, Flynn la raggiunse sott'acqua e insieme trovarono una fessura abbastanza grande per passarci attraverso. In poco tempo raggiunsero una riva. Anche Pascal aveva rischiato di annegare, ma per fortuna adesso era all'asciutto. «Siamo vivi!» esultò Rapunzel. «I tuoi capelli luccicano!» replicò Flynn, che ancora non riusciva a credere a quel prodigio. La fanciulla trascinò fuori dall'acqua la sua lunga chioma per asciugarla. «Non luccicano soltanto!» gli rivelò, notando che il giovane aveva una mano ferita. Intanto i fratelli Stubbington erano risaliti dal tunnel e si imbatterono in Madre Gothel. La donna li sentì parlare del ladro e mostrò loro la borsa e il manifesto con la taglia. Disse che Flynn stava nascondendo qualcosa che li avrebbe resi ancora più ricchi della corona e della ricompensa, e raccontò loro della magia di Rapunzel. Dovevano solo liberarsi di Flynn e avrebbero avuto la ragazza. Rapunzel rivelò a Flynn tutti i suoi segreti, gli curò la mano ferita avvolgendola con la sua chioma dorata. Poi spiegò che i capelli, una volta tagliati, avrebbero perso ogni potere e che Madre Gothel l'aveva sempre tenuta nella torre per proteggerla. Quando Flynn si allontanò in cerca di legna per il fuoco, da dietro gli alberi comparve Madre Gothel. Rapunzel si rifiutò di seguirla e la donna la mise in guardia. «Appena Flynn riavrà la corona, ti abbandonerà», le disse, consegnandole la borsa con la refurtiva. Poi se ne andò. L'indomani mattina Maximus trovò i due fuggiaschi, afferrò Flynn per uno stivale e tentò di trascinarlo via, ma Rapunzel lo convinse con dolcezza a mollare la presa. «È il mio compleanno, ho bisogno di lui per realizzare il mio sogno». Il cavallo si accordò con il ladro. Non lo avrebbe arrestato fino alla mattina dopo. Da lontano giunse un suono di campane. Guidata da quella musica, Rapunzel si inoltrò nella foresta insieme a Flynn, Pascal e Maximus. Quando la compagnia arrivò sulla cresta di una collina, un regno meraviglioso si svelò alla loro vista. La fanciulla, entusiasta, cominciò a correre giù per la collina. Il suo più grande desiderio stava per avverarsi. Per le strade del regno fervevano i preparativi di una grande festa. Un ragazzino regalò a Rapunzel lo stendardo reale con il simbolo di un fiore dorato e uno stuolo di bambine intrecciò i capelli della ragazza perché non venissero calpestati dalla folla. Flynn e Rapunzel raggiunsero un palco di pietra dove un messaggero invitava la folla a celebrare con una danza la principessa perduta. Il palco era ornato con un mosaico della famiglia reale. Rapunzel notò che insieme al re e alla regina c'era una neonata con due occhi verdi, molto simili ai suoi. Quando giunse la sera, Flynn condusse la sua amica su una barca ad ammirare le luci da vicino.
Il cielo si riempì di lanterne, lanciate dai sudditi, nella speranza che la principessa scomparsa potesse vederle e ritrovare la via di casa. La giovane coppia si prese per mano, guardandosi negli occhi. Rapunzel era felice. Adesso era sicura che Flynn non l'avrebbe mai tradita e, piena di fiducia, gli restituì la corona. L'incanto si ruppe quando Flynn notò i fratelli Stubbington sul molo. «Torno subito», promise a Rapunzel, dopo aver riportato la barca a riva. Il giovane si diresse verso i due malfattori. «La corona è tutta vostra», dichiarò, gettando la borsa a terra. Poi si girò per andarsene, ma un colpo sulla testa lo stordì, lasciandolo privo di sensi. «Temevo che fossi fuggito con la corona», esclamò Rapunzel, udendo un rumore di passi alle sue spalle. «È così», rispose uno dei fratelli Stubbington. La ragazza vide una barca allontanarsi. Al timone c'era Flynn. L'aveva tradita, proprio come aveva previsto Madre Gothel, e ora quei ladri volevano i suoi capelli magici. Sconvolta, Rapunzel scappò nella foresta, inseguita dai due fratelli, ma non andò lontano perché i suoi capelli restarono incastrati in un ramo. Quando ormai aveva perso ogni speranza, sentì una voce che la chiamava. Era Madre Gothel che aveva messo fuori combattimento i due malfattori. Rapunzel tornò indietro e si gettò nelle sue braccia. «Avevi ragione tu», ammise tra le lacrime, e a malincuore accettò di fare ritorno alla torre. Intanto la barca di Flynn andò a infrangersi sul molo. Fu allora che il giovane, che era stato legato al timone dai malvagi fratelli Stubbington, si risvegliò. Aveva in mano la corona rubata e subito venne arrestato dalle guardie reali e portato in prigione. Poco lontano da lì, Maximus aveva assistito a tutta la scena e capì che Flynn era caduto in una trappola. In prigione, Flynn incontrò di nuovo i fratelli Stubbington. Madre Gothel aveva ingannato anche loro, aveva escogitato il piano per convincere Rapunzel a non fidarsi di Flynn. Ma non tutto era perduto. Maximus chiamò a raccolta i furfanti della locanda che invasero la prigione e riuscirono a catapultare Flynn fuori dalla cella. «Grazie, Max!» esclamò il giovane, atterrando proprio sulla sua sella. Rinchiusa un'altra volta nella torre, Rapunzel si ritrovò tra le mani lo stendardo reale. Osservò il fiore dorato e si rese conto che per tutta la sua vita non aveva fatto altro che disegnarlo nei suoi dipinti. La sua mente mise in fila altre immagini, le lanterne che vedeva il giorno del suo compleanno, il mosaico con la bambina dagli occhi verdi, la corona, e improvvisamente scoprì la verità. «Sono io la principessa perduta!» gridò sconvolta a Madre Gothel. «Ho passato tutta la vita a nascondermi dagli altri, ma avrei dovuto difendermi solo da te.» Quando la donna tentò di calmarla con una carezza sulla testa, Rapunzel le bloccò il braccio, spingendola verso uno specchio che andò in frantumi. Qualche istante dopo, «Rapunzel, sciogli i tuoi capelli!» gridò Flynn, che era appena arrivato alla base della torre in groppa a Maximus. La lunga chioma dorata venne calata dalla solita finestra e il giovane cominciò ad arrampicarsi. «Temevo di non vederti più», esclamò appena mise piede nella stanza. Ma ad attenderlo c'era una brutta sorpresa. Rapunzel era legata e imbavagliata e Madre Gothel approfittò dello sconcerto di Flynn per colpirlo alla schiena con un pugnale. Dopo aver incatenato il giovane, Madre Gothel si rivolse alla fanciulla. Le avrebbe permesso di guarire la ferita del suo amico solo se avesse giurato di restare per sempre con lei nella torre. «Non farlo!» la supplicò Flynn, ma Rapunzel desiderava salvargli la vita a tutti i costi e accettò l'accordo. Così Madre Gothel le permise di avvicinarsi a lui. Ma Flynn non poteva accettare un tale sacrificio, così raccolse da terra un frammento di specchio e tagliò i capelli magici di Rapunzel. «No!» gridò Madre Gothel, invecchiando rapidamente fino a diventare polvere.
Eri tu il mio sogno, dichiarò Flynn a Rapunzel prima di perdere i sensi. E tu eri il mio, rispose lei, disperata per aver perso l'unica possibilità di guarirlo. Poi una lacrima dorata sgorgò dai suoi occhi e cadde sulla guancia del giovane. Una luce improvvisa circondò tutto il corpo di Flynn e Rapunzel! Esclamò felice. Quell'ultima goccia di magia lo aveva salvato. Una nuova vita stava per cominciare. Maximus riportò i due giovani innamorati a palazzo. Dopo tanti anni di triste attesa, il re e la regina poterono finalmente riabbracciare la loro figlia e l'intero reame si unì ai festeggiamenti per il ritorno della principessa scomparsa. E Flynn decise di cambiare vita. La professione di ladro non gli piaceva più. Da quel momento in poi si sarebbe fatto chiamare col suo vero nome. E tutti augurarono alla principessa Rapunzel e al principe Eugene una lunga esistenza, ricca di amore e felicità. Buonanotte.